Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo, bentornati in questo nuovo aggiornamento meteo. Oggi ce ne saranno ben tre di aggiornamenti, uno stamani, uno oggi e uno stasera. Prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Possiamo proprio vedere in questo momento la costante pressione, sta mandando via anche il gelo di origine siberiano, che possiamo trovare in Siberia o fino a Mosca. Infatti anche Mosca toccherà temperature un po' strane per il periodo, arrivando fino anche a 5 gradi di massimo. Noi stiamo arrivando praticamente nel clou dell'ondata d'aria più calda, che il giorno più caldo si dovrebbe registrare tra oggi e domani. Poi pian piano inizierà un piccolo abbassamento di alta pressione. Come possiamo vedere, questa perturbazione che arriva, questo abbassamento delle temperature che arriva dall'Oceano Atlantico farebbe spostare questa massa ad alta pressione. Possiamo proprio vedere che si andrebbe ad allungare verso la Russia, poi fermandosi e riabbassandosi. Questo campo di bassa pressione sorvolerebbe l'Italia, arrivando fino in Norvegia, arrivando soprattutto in Germania e Gran Bretagna. Poi nella sua discesa, che inizierebbe a iniziare verso il 27, inizierebbe a puntare l'Italia, comunque sfiorandola e facendo ritornare le temperature nei primi di marzo nella norma stagionale. Queste temperature, comunque, poi ci sarebbe un riabbassamento abbastanza rapido, perché verso il primo di marzo, qua, subito dopo il primo di marzo, si rinnescherebbe un'ondata d'aria più fredda di origine artica, che va direttamente in ricaduta di origine artico-marittima. Possiamo vedere la prima ondata inizierebbe a colpire prima le Alpi, ma verrebbe respinta. Poi la seconda ondata, che si verificherà, si verificherà, scusate, non riuscivo a dirlo, si verificherà il 6 di marzo. Possiamo vedere che entrerebbe totalmente dalla Valle della Bora, scusate, e si andrebbe a gettare direttamente nel bacino del Tirreno. Sarebbe un affondo ripetutamente scagliato. Possiamo vedere che ci sono più affondi, le Alpi avrebbero un abbassamento di temperatura abbastanza interessante, dove a 1500 metri potremmo già iniziare a trovare la meno 8, anche la meno 9. Questo getto d'aria gelida e fredda si va a emettere direttamente, come possiamo vedere, dalla Valle del Rhône della Francia, e col passare del tempo si andrebbe poi ad accentuare questa ondata d'aria fredda sempre di più, soprattutto dalla parte sul nord Italia, fino a metà, circa metà Toscana, cioè fino a Firenze circa ci sarà il freddo. Poi chi lo sa come potrebbe andare avanti, perché comunque dai modelli possiamo vedere che questo getto d'aria più fredda di origine artica andrebbe a fare una colata d'aria gelida verso l'Europa. Chi lo sa, e questa cosa la lasciamo all'immaginazione e vedere i modelli cosa diranno nella giornata di oggi. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci e al prossimo video.